E ora andiamo nel carcere di Milano Opera con l'esperienza di una compagnia teatrale di detenuti. Ci racconta questa storia l'inviata Doriana Laraia. Mi chiamo Dukaj Preng e vengo dall'Albania. Dire la verità, qua è l'unico posto dove ti puoi sentire libero, al di là delle condizioni che siamo in carcere. Però sono sempre emozioni che sono sempre presenti. E quando sono sul palco, cioè, mi viene l'emozione, mi fa dimenticare di tutto e mi sento contento. Il discorso della libertà è vero, perché recitando tu vivi emozioni di altre persone, quindi del personaggio che interpreti, e quindi riesci a vivere un'altra vita. Recitare per abbattere quelle mura. Alla casa di reclusione di Milano Opera i detenuti entrano nei panni di altri per sentirsi liberi, e il bello è che si raggiunge l'obiettivo. Il carcere, l'umanità e il teatro diventano vita in una fase di restrizione che può essere anche molto lunga e che segna profondamente. Rieducazione e reinserimento, l'associazione Opera Liquida, che insieme a Book City ha promosso l'evento preparatorio dello spettacolo di quest'anno Noi Guerra, le meraviglie del nulla, riesce a mettere i detenuti in comunicazione con se stessi e con il mondo esterno. Il teatro ci permette la presa in carico di responsabilità delle persone che si occupano di teatro, quindi degli attori detenuti, la presa in carico delle loro voci, la presa in carico dei loro corpi negati, la presa in carico del lavoro sul gruppo.